Ancora violenze in ospedale a Foggia. Poco fa l'ultima aggressione, la terza in pochi giorni. Al TG1 le immagini della scorsa notte, quando un 18enne ha picchiato due infermieri e il personale sanitario è pronto alle dimissioni, come ci racconta Elena De Vincenzo. Loro cercano di aiutarlo, lui reagisce con le botte. Ospedale di Foggia, la scorsa notte di nuovo, scene di violenza in corsia. Chi prova ad evitare i colpi, altri corrono in aiuto dei colleghi picchiati. In queste immagini acquisite dalla procura che indaga i momenti in cui un ragazzo si scaglia contro il personale. Alla fine sono due gli infermieri feriti. I carabinieri all'arrivo bloccano e arrestano il 18enne. È il figlio di un boss locale in carcere per reati di mafia. Era arrivato al pronto soccorso probabilmente sotto l'effetto di droghe. Il danno fisico c'è, però a un certo punto passa. È quello psicologico che è quello più difficile da curare. I suoi colleghi sono spaventati, c'è qualcuno che ha pensato di lasciare? Qualcuno lascia il pronto soccorso. Qualche ora fa, la terza aggressione in pochi giorni, il figlio di un paziente in attesa si è scagliato contro due infermieri e un vigilante. Mercoledì, il blitz di amici e parenti di una paziente morta durante un intervento. In Italia, lo scorso anno, sono state 16.000 le aggressioni. L'Ordine dei Medici e i sindacati reclamano misure urgenti fino alla presenza dell'esercito nei luoghi di cura.